Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. E dunque, calcio d'inizio. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Darmian riceve in posizione interessante. Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Cercherà di metterla in mezzo. Tenta di allontanare il pallone. Grande occasione. Cerca il tiro. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Giusto al momento giusto. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Qui cercherà il tiro. Il pallone dentro. Un 1-2 veramente da KO. Fantastico. Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Faraoni, tentativo di allungare il giro e va a colpire di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Brugman. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Attenzione! Prova a tirare! L'hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Ha fintato e trovato l'angolo, davvero spettacolare. Sembrava danzare sul pallone. Ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. Cornelius, Kuzka, ecco Gervinho col pallone, Miguel Veloso, e l'arbitro chiude qui la partita. Una grande prestazione offensiva, hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. E tu?